Con l'arrivo del motopontone carico di scogli dopo le festività di Pasqua si chiuderanno i disagi creati nel tratto iniziale della Sassonia, più precisamente nella zona dei Bagni Carlo. Il comune di Fano ha appaltato nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione dell'ultima scogliera mancante, che ha dato origine a diversi problemi allo stabilimento balneare. Questa mattina il vice sindaco Fanesi ha illustrato i lavori. L'opera rimasta incompiuta nell'ultimo anno a causa dell'abbandono. Per la quale potremmo anche chiedere i danni a un giudice della vecchia ditta che aveva vinto l'appalto nel 2022. Quindi abbiamo dovuto rifare un appalto, abbiamo dovuto procedere a rimpinguare i soldi necessari per la realizzazione di questa scogliera e abbiamo assegnato i lavori proprio il 30 di marzo alla ditta Finotti Alberto SRL di Taglio di Po, in provincia di Rovigo, che è una ditta che ci risulta seria, molto seria, e alla quale abbiamo chiesto di iniziare il lavoro il prima possibile. Purtroppo nel 2022, dopo che avevamo fatto una gara, il comune di Fano è stato danneggiato da una ditta che appunto ha rifiutato perché i prezzi nel frattempo erano aumentati. Abbiamo dovuto trovare altri soldi, che sono soldi comunali, e abbiamo appunto rifatto questa gara che finalmente dovrebbe aver concluso il proprio iter proprio il 30 marzo. Dunque l'attesa che la città ha, che come assessorato abbiamo, è di iniziare i lavori il prima possibile, di iniziarli quindi durante questa primavera e concluderli appunto il prima possibile per poter proteggere le nostre coste. Inoltre l'assessore ha annunciato che in contemporanea prenderanno il via i lavori per il rafforzamento della diga foranea, ovvero tutti gli scogli che circondano l'intero porto turistico. Inizieranno i lavori subito dopo Pasqua con l'arrivo delle prime chiatte. Siamo in una situazione fortunata perché abbiamo una molla di lavoro tra rifacimento della diga foranea e nuova scogliera qui a Bagni Carlo, per cui le chiatte, i vettori riescono a portarci il materiale dalla Croazia, dall'isola di Brag, e speriamo appunto di vedere il prima possibile arrivare sia motopontoni che chiatte che fanno la spola tra la Croazia e l'Italia. Una volta poi che avremo il materiale sarà molto più facile finire entrambi i lavori e speriamo davvero che si possano finire per quanto riguarda la scogliera di Bagni Carlo prima dell'estate e per quanto riguarda invece la sistemazione della diga foranea il prima possibile, tenuto conto che si potrà lavorare anche d'estate, visto e considerato che non ci sono problemi a mettere gli scogli di fianco al porto per proteggere meglio appunto il porto di Fano.